Lei come si muove? Ce l'ha in casa due volte perché si allenano anche assieme. E qui c'è Leon Fraser-Pryce, regale, va a vincere con un 11-27, che non è sensazionale, ma tutto in gloria. Si chiude qui, diciamo, la parte pre-olimpica dell'atletica. Il 5 agosto cominceranno i giochi olimpici ufficialmente con la cerimonia. Poi è una ragazza simpatica, una donna simpatica. Ha imparato anche come si sta a tavola in Italia, o quantomeno come si sta a tavola, forse lo sapeva già prima, ma come si mangia bene in Italia. C'è Leon Fraser-Pryce, 11-25 il risultato, siamo vicini alla chiusura. C'è un appendice, tra pochi giorni a Londra si rivede Bolt, e lì capiamo come va a finire, almeno si può intuire meglio come andrà a finire Rio. Io vi racconterò di cose legate assieme a Giorgio Rondelli in settimana, da martedì a domenica, ai campionati mondiali juniores, quelli di Bydgoszcz nella città polacca che è di Zbigniew Boniek. Che meeting è stato quello a Casa Ponchio, o quantomeno nel giardino di Casa Ponchio? È stato un bellissimo meeting, una bellissima occasione di incontro, bellissimi risultati, atletica sorridente. Troppi superlativi assoluti. Sì, ma come dico, sono buono da vecchio, ma soprattutto sono il più oggettivo possibile. Questa è la festa dell'atletica, la festa del nostro sport, è promozione, risultati di base ma anche di vertice. Promozione e retrocessione per qualcuno, Malavisi andrà ai giochi olimpici, forse Pedroso, forse Rosa, non Schembri, questo risultato di c'è. Sì, poi l'atletica è onesta ma anche spietata, ci sono il metro e il cronometro e quelli ci dicono la salute degli atleti.